Cerimonia di premiazione all'Istituto Comprensivo Martin Luther King della seconda edizione del Premio di Poesia e Giornalismo Anna Maria Ermigiotti, organizzato dalla scuola in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, rappresentato per l'occasione dal vicepresidente Teresa Di Fresco, componente della giuria che ha valutato i 300 elaborati provenienti da tutta l'isola. Un premio dedicato alla giornalista professionista, corrispondente da Modica per la Sicilia e collaboratrice della rivista Cult, scomparsa nel 2014 all'età di 53 anni. Il premio di giornalismo e di poesia Anna Maria Ermigiotti è rivolto a tutti gli alunni della Sicilia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per ricordare una giornalista morta prematuramente a causa di un male incurabile. Una donna giornalista che aveva fatto carriera, che si era imposta, che purtroppo, pur avendo voglia di vivere, è morta con grande dignità e grande coraggio. Sicuramente è stato innanzitutto un piacere poter esaminare tutti questi elaborati di tutti questi volenterosi bambini, ragazzi. In erba sicuramente qualcuno c'è, si è visto qualche seme che un domani appunto potrebbe diventare un fiore, un frutto, e chiaramente devono essere seguiti come dire, da personale anche competente, perché possano intraprendere una carriera e un domani che possa vederli fra le nostre file degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti. I ragazzini dalla quinta elementare alla terza media sicuramente sono stati molto creativi e hanno trovato grande capacità espressiva. Un premio volto a stimolare la creatività dei giovani e a riflettere sulle problematiche sociali, come il femminicidio affrontato da Giuseppe Cuttaia della Quinta B dell'Istituto Comprensivo Leopardi di Licata, che ha conquistato il primo posto nella sezione poesie dedicata agli alunni delle scuole primarie della Regione Sicilia. Per il primo premio della sezione della poesia ho affrontato il tema della violenza sulle donne. La poesia parla di questa donna maltrattata che rinasce praticamente, e infatti la poesia si chiama proprio Rinascere.